Entro il 2019 il nuovo bar al Serristori e in questi mesi via i lavori per il nuovo pronto soccorso, la copertura e sperimentazione di una struttura per la lunga degenza, incontro positivo con l'assessore regionale a Figline Incisa. Nuovo incontro invece il 26 luglio su ABB, saranno presenti la regione, il sindaco di Terranuova ma anche i vertici di ABB e Fimer. Tra le richieste alle aziende, la salvaguardia dei posti di lavoro e le garanzie sullo stabilimento. Inaugurata e aperta al pubblico, la Torre di San Luca in Piazza Canevaro a Terranuova Bracciolini, un investimento da circa 300.000 euro da parte dell'amministrazione comunale per restaurare e mettere in sicurezza un simbolo della cittadina. Francesco Di Clemente è il nuovo direttore dell'oncologia dell'ospedale del Valdarno, prende il posto di Alessandra Signorini. Il neo direttore proviene da 20 anni di lavoro negli ospedali della Valdichiana, Senese. Al via i lavori del consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, 5 milioni di euro di intervento per mettere in sicurezza i corsi d'acqua durante la stagione estiva. Gli interventi serviranno anche per riqualificare e rendere più fruibili le aree fluviali. Sciopero del trasporto domani, mercoledì 24 luglio, stop dalle 9 alle 17 per i treni, incrociano le braccia anche autobus e aerei, inoltre presidio di 2 ore nella mattinata di fronte alla prefettura di Firenze.